Una soleggiata giornata autunnale ha reso ancora più accattivante la manifestazione, che ha consentito la degustazione, oltre che del buccellato, anche della cioccolata caccamese e delle calde focacce con ricotta. Curata anche la coreografia con il locale complesso bandistico, gli sbandieratori della città di Caccamo e l'associazione folcloristica Ucasteddu. Con la modica spesa di 50 centesimi di euro si poteva gustare una porzione di buccellato o una di cioccolata abbinata con una tazzina di caffè. Teatro dell'esibizione è stato il piazzale sottostante il castello, che fa da belvedere sull'invaso della diga Rosa Marina sul fiume San Leonardo. Noi, oltre alla sagra di oggi, abbiamo già fatto la sagra della salsiccia e la sagra del pane con l'olio e con la ricotta, che hanno già riscosso molto, molto successo per la nostra economia. Sì, però ci vuole anche qualcos'altro per l'economia, che non è tanto ricca quella caccamese. Certo, è chiaro che stiamo lavorando ad un progetto più complessivo, perché è chiaro che lo sviluppo economico non si può poggiare esclusivamente sulle sagre, ma deve affrontare temi annosi e antiche e irrisolti, e sui quali temi stiamo lavorando in sinergia con tutte le forze politiche e sociali della nostra città. Io colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale per aver organizzato queste sagre, che rappresentano sicuramente un momento importante per il turismo. Numerosi turisti arrivano a Caccamo e la città di Caccamo, l'amministrazione e tutti i cittadini possono fare vedere i beni monumentali, culturali che questa città ricca di storia, di tradizione e di cultura c'è. Purtroppo la provincia non ha nessuna competenza per quanto riguarda questo meraviglioso maniero, perché è di competenza dell'assessorato al turismo regionale, e quindi diciamo, come partiti, come forze politiche, ci attiveremo perché possono continuare i lavori di questo meraviglioso e splendido maniero. Noi queste sagre le viviamo all'interno di un sistema più organico e complesso di manifestazioni e promozioni che vogliamo portare avanti per la nostra cittadina, che stiamo cercando di fare risvegliare da lunghi anni di letargo da questo punto di vista. Le sagre servono per promuovere, per valorizzare, far conoscere la città, ma dall'altro punto di vista servono per incentivare e dare maggiore spinta agli esercenti, ai commercianti, agli artigiani del paese, per fare capire che noi abbiamo tutte le possibilità e le potenzialità per emergere e diventare un punto di riferimento nell'entroterra palermitano.